Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ottava edizione del Cleto Festival in compagnia di Giuseppe Longo, sindaco appunto di Cleto, ovviamente presente per i saluti istituzionali, ma anche perché comunque possiamo dire che l'amministrazione comunale è dall'inizio sempre vicina alle attività dell'associazione della piazza, ma anche nella valorizzazione del territorio Cleto stessa. Sono molto orgoglioso di partecipare, anche perché mi si consenta una punta di vanità. Cleto Festival è nato con la mia amministrazione nel 2012, se non vado errato, e quindi continuerà, spero, per molto tempo, perché ormai è un appuntamento importante, sentito, atteso non soltanto dai concittadini, ma pure dai paesi vicini, dalla Calabria, anche fuori dalla Calabria. Quindi è un ottimo evento che dà sicuramente pubblicità. Fa conoscere meglio il nostro borgo medievale, molto importante storicamente parlando. Ieri sera, per esempio, è capitato, mentre facevo delle interviste, che delle persone mi chiedessero, le persone che non erano di Cleto, qualcuno già sapeva della parola Petramala, che molti sanno, però io so che voi la storia di Cleto la conoscete molto bene, e perché non ricordare un pezzettino del come è nata, diciamo, la parola Cleto? Perché molti non lo sanno ed è giusto comunque ricordarlo, perché è una storia molto interessante. Sì, a me piace ricordare il passato, ma anche la leggenda, perché penso che in ogni leggenda ci sia sempre un barlume di verità. E il nome vero di questo borgo è Cleta, si chiamava Cleta, perché venne fondata dall'ancella di Pentasilea, un amazzone che andò a combattere nella guerra di Troia a fianco dei troiani, di Priamo, re di Troia, e quindi fece strage dei greci, anche perché portò una tecnica nuova nel combattimento che sbalordì lo stesso Achille. Le Amazzoni combattevano sul cavallo a galoppo, mentre i greci erano abituati a combattere col cocchio, poi scendevano dal cocchio e combattevano corpo a corpo. Quindi questa innovazione disorientava lo stesso Achille, che per un po' stette lontano dalla mischia, poi subentrò dopo averla studiata e in un duello la uccise. Ma non pensava minimamente che tolto l'elmo le apparisse il volto di una donna bellissima. Ne rimase abbagliato, ne rimase colpito e diede disposizione di tenere da conto quel corpo senza vita per rimandarlo nella sua terra, nella sua patria. E se non che Tersite, che era il più brutto dei soldati greci, fece scempio di questo cadavere, e quindi per vendicarla venne ucciso. Per vendicare questo scempio fu ucciso dagli stessi greci. E naturalmente la notizia che era morta questa principessa, questa regina, la sua nutrice andò per recuperare il corpo, però diciamo, il clima predispose diversamente, una burrasca la disperse per il mare Egeo, per il mar Mediterraneo, e dopo tanti pericoli approdò qui sulle coste nostre. Il fiume torbido allora era navigabile, quindi si incamminò verso questa zona, questa valle ben protetta, e qui fondò Cleta. Perfetto, io vorrei dire proprio questo, che è importante soprattutto anche studiarla, diciamo, questa storia, perché noi per quanto possa essere leggenda, è bello ricordare che un posto, un borgo così storico, abbia delle radici fondate, diciamo, sulla mitologia, ma che comunque possono essere anche attrattive per non lo so, una persona che viene da fuori e vuole conoscere la storia. Io l'ho visto proprio ieri sera che una signora si è avvicinata e ha detto: questo si chiama Petramala. Cioè, molte volte sono più loro essere informati che noi. Ma si chiama Petramala, è un nome successivo, venne dato, diciamo, al tempo degli Svevi, al tempo, insomma, nel Medioevo. Ci sono tante leggende, però secondo me la più appropriata è che prese il nome dal barone Petramala, che la gestì e la governò per molto tempo, e poi successivamente venne ripristinato il vecchio nome, soltanto che anziché chiamarla Cleto la chiamarono Cleto,
pensavano che essendo un paese, dice, perché chiamarla Cleto, la chiamiamo Cleto, però se noi guardiamo alcuni documenti che sono presenti nel comune oppure alcuni documenti custoditi dalla chiesa, cioè, il nome era quello di Cleta. Ed era una, quindi il nome era quello di Cleto. Sì, sì, di questa nutrice. E Cleto poi lo troviamo nella storia in vari episodi, nella lotta che sostenne contro l'esercito di Plutone, perché Cleto era alleata, diciamo, di Temesa e quindi di Sibari. Poi quando Sibari venne distrutta, e quindi la stessa sorte toccò a Temesa, perché i crotoniati volevano uno sbocco sul mare, e Cleto cadde dopo Temesa, si difese molto bene perché il castello è veramente imprendibile, una posizione stupenda, anche se guardandolo da lontano inganna, sembra facile arrivarci, però in effetti è inespugnabile. Non è vero che gli stessi crotonati poi scesero a patto, cioè promisero salva la vita ai cittadini, però dovevano consegnare il corpo di questa regina a loro. La regina venne consegnata, ma era morta. Prima di morire aveva dato la stessa notizia, aveva dato la predisposizione che tutte le regine di Cleto e di Creta si dovessero chiamare così, Creta, come il nome di questa Amazzo. E secondo alcuni accenti era diciamo una struttura matriarcale, c'era un consiglio di donne oltre a questa regina. Poi lo troviamo ancora con gli Svevi. Dopo la sconfitta degli Svevi a Benevento nel 1266, quindi c'è la prevalenza dei Normanni, però molti rimasero fedeli agli Svevi, tant'è vero che alcuni subirono diciamo delle persecuzioni e morirono tra atroce dolore. Queste vengono descritte proprio nei libri di storia, quindi questa è storia. Creta è leggenda, una bella leggenda di questa bella troiana, però una leggenda. Quindi insomma Cleto non solo ha un panorama invidiabile, una cultura davvero storica e soprattutto anche dei sapori, io penso sempre all'olio, al vino, alla cialetta, e questa sera invece il Cleto Festival come ottava edizione, il sindaco ovviamente è presente, quindi io vorrei che ci facesse un augurio per una buona prosecuzione del Cleto Festival e invitasse magari chi non è proprio di Cleto, magari della zona, a venire e a partecipare alle attività, insomma, del Cleto Fest. Questo già si verifica, chi viene a Cleto una volta e partecipa pure a queste belle manifestazioni e poi ritorna, cioè perché Cleto, come si dice, infonde serenità, infonde nostalgia, quindi desiderio di ritornare, di rivivere certi momenti belli, dati dal paesaggio naturalmente, dato da questo borgo medievale, ma anche dall'accoglienza che è sempre calorosa. E con i prodotti veramente invidiabili, parliamo dell'olio che secondo gli esperti è il miglior olio d'Italia, e parliamo anche del vino conosciuto dagli antichi romani, ne parlava addirittura Tacito del vino di Savuto, perché il vero vino di Savuto è questo, diciamo, vicino alla foce, anche se buono pure quello dell'interno, per carità, il Donne c'era pure un ottimo vino, però il vero Savuto era questo. E noi abbiamo diciamo il vino della famiglia Edoardi, che dà veramente lustro a tutta la zona, è un vino squisito, un vino molto diffuso, apprezzato anche da diciamo, come si dice, anche da alcune imprese oppure da alcuni stilisti tipo Versace. Era molto importante il vino Garrone che andava a Ruba. Mi dispiace che adesso forse non lo producano più perché c'è stato un cambio nei vitigni, sì.